Ciao ragazzi, ciao Nick, video del nuovo mese, e l'autore che abbiamo deciso di trattare questo mese è Martin Nash. Esatto. Quindi non so, io so che tu sempre prepari qualcosa. Sì, sì. Beh, allora innanzitutto inizierei da chi era Martin Nash. Era un prestigiatore specializzato nel cheating, manipolazione, cartomagia, che è stato, ha frequentato per tanti anni il Magic Castle. Addirittura si dice che ricevesse spesso delle standing ovation, e con una particolare routine che poi tratteremo in un video a parte, che è proprio ovation. E tra l'altro casca anche a pennello con il discorso del cheating. Noi stiamo preparando questo materiale sul gioco d'azzardo. Bob Farmer raccontava di Martin Nash che fosse specializzato nella segnatura delle carte, nelle carte segnate, e che addirittura la polizia canadese lo avesse assunto come collaboratore per andare a lavorare nei casinò, controllare che il gioco fosse fair, che nessuno utilizzasse stratagemmi, e quindi parte del suo lavoro è anche orientato al gioco d'azzardo. Però c'è anche tantissimo materiale orientato proprio alla cartomagia, e una routine che a me piace molto di Martin Nash, che forse anche oltre Ovation è l'altra routine che è un po' la sua signature routine, sì. È Jacks or Better, che è una routine molto molto carina, tutta incentrata sul sandwich, anche abbastanza lunga. E, tra l'altro Martin Nash ha varie pubblicazioni e poi tratteremo separatamente, sì. Però vi giusto faccio un piccolo accenno. Oltre ai suoi tre libri principali ci sono due fascicoletti, uno dedicato a Jacks or Better, uno dedicato a Ovation, e poi sono uscite una serie di DVD su pubblicati da Mayer Reedid, credo. Sì, anche. Che si intitolano The Charming Cheat, perché Charming Cheat era il nome che lui metteva sui suoi biglietti da visita, un po' il suo soprannome che si è autodato, sì. Quindi dicevamo, Jacks or Better, una routine di sandwich, te la faccio vedere. Sì, sì. È abbastanza lunga, quindi alcune fasi magari le ripasso mentre, okay, mentre te le faccio. È una routine in cui si usano i jack rossi. Quello che ti chiedo è di mescolare il mazzo, e poi quando vuoi, aspetta, quando sei, tolgo così, sì, non confonde. Quando sei sicuro che nessuno possa conoscere l'ordine delle carte, ti fermi e tiri fuori una carta dal mazzo, che sia dalla cima, dal fondo, dal centro, dove vuoi. La cosa importante è che non la guardi e la lasci sopra un jack di dorso e chiudi con l'altro jack. Voilà. Quindi una carta che nessuno di noi può conoscere fra i jack rossi. Quello che ti chiederò di fare fra un secondo è, vabbè, ovviamente si sperdono i jack, è di fermarmi in un punto. Io passo così, tu mi fermi. Stop. Qua. Voilà, su questa? Sì. Che è il 4 di fiori, non è un problema, la posso vedere anche io. La lasciamo chiaramente, sì, sul fondo. Sul fondo. E si lascia circa, circa al centro del mazzo. Basta schioccare le dita. E tu ti ricordi di aver lasciato una carta all'inizio, sì, al centro di jack, che nessuno di noi sapeva. Però tu hai visto una carta che era il 4 di fiori. È incredibile, perché tu dall'inizio stesso avevi lasciato il 4 di fiori al centro del mazzo. Quindi facciamo prima abbiamo fatto un piccolo sandwich, ne facciamo uno un po' più grande. Ho lasciato il mazzo in mezzo ai due jack, chiaramente. E come prima io passo le carte e ti chiedo di dirmi stop in un punto. Dove mi fermi tu, guardi quella carta e la ricordi. E dimmi stop dove vuoi. Stop. Voilà. Faccio vedere a te. Faccio vedere anche in camera. Si veda. E la lasciamo così in modo molto chiaro, sporgente. Ora, io mi giro. Quello che dovrai fare è squadrare per bene la carta nel mazzo non appena ti dico tre. Ho già fatto. Potremmo avere un problema. Cerchiamo di risolverlo, non importa. Due jack, tutto il mazzo, 50 carte, sì, in mezzo. Una sola rimane. Che carta avevi visto? Jack di fiori. Potremmo avere un problema. No, non scherzo. Jack di fiori. E rimane in mezzo. La routine poi continua dalle due fasi di prima, ci sono ancora due fasi, ovviamente ogni fase è rivolta a uno spettatore diverso, ci sono più spettatori anche nel video dove viene spiegato, okay, oltre al fascicoletto lui ha varie persone, e l'ultima la ignora per tutta la routine volutamente, poi capirei perché nel finale. In questa fase qui si fa scegliere una carta in questa maniera, tra le mani a uno spettatore che la prende, la guarda, la ricorda e la fa vedere a tutti, si fa dire stop, stop, più o meno a metà, sì. Fa rimettere la carta, faccio vedere che è ancora lei, si chiude, poi ovviamente un taglio. Ora ovviamente nessuno di noi può sapere dove si trova la carta, però possiamo ipotizzare che stia circa al centro, sì, del mazzo. Ancora i jack rossi, io stendo le carte, ti chiedo di scegliere quello che vuoi e lasciarlo nella prima metà del mazzo,
in un punto a caso, dove vuoi tu. Voilà. E fai la stessa cosa col secondo, ma nella seconda metà del mazzo. Voilà. Ora, sei d'accordo con me? E tu hai prima hai scelto una carta, che nessuno di noi può sapere dove si trova, hai lasciato un jack girato, il primo jack di cuori, in un punto qualsiasi che nessuno di noi può conoscere, e poi l'altro jack, anche lui, verso il fondo. Sì. Eppure guarda, basta questo, un taglio, e due jack intraprono una sola carta avvicinandosi, per la prima volta che carta avevi due visto. Due di cuori. Esattamente, il due di cuori. La routine finisce con l'ultima fase in cui si rivolge allo spettatore che ha ignorato volutamente per tutta la routine. Dice, continuiamo con i jack o vuoi cambiare le carte che fanno... No, va bene, jack. Continuiamo con i jack. Quello che ti chiederò di fare fra un secondo, aspetta a farlo, sarà soltanto... Prima le carte sono sempre state prese, viste. Questa volta ti chiedo soltanto di pensare ad una carta, ma non farlo ancora. Okay. Perché tu sai che le carte pensate, quando ci si rivolge, si chiede pensa a una carta... le carte sono difficili per gli spettatori normali, perlomeno sono difficili da pensare, perché non vuol dire, non significano nulla, no? Certo. Quindi cambiano continuamente, eccetera. Quello che voglio fare, per essere sicuro che tu abbia l'impronta nella mente di una sola carta, e soprattutto che non sia una delle solite, l'asso di picche, la donna di cuori, due di picche, io ti passerò le carte in questa maniera, e tu, okay, appena ne vedi una, te la ricordi. Voilà. Hai una carta in mente? Sì. Così veloce? Sì. Sei mago, sono giustamente. Mago, io lavoro. E mescola. Mescolo? Sì. In modo che nessuno sappia dove può essere la carta che hai scelto. Voilà. E poi, guarda, aspetta un secondo, ti lascio un po' di spazio per il mazzo. Quello che dovrei fare è taglia il mazzo a metà circa sul tavolo. Sul tavolo? Sì. E do in due? No, lascialo diviso in due. Ah, ok. Ok, e su quale delle due metà vuoi che lasciamo i jack? Chiudi con l'altra metà. Hai scelto, non hai scelto una carta, hai pensato una carta. Sì. Hai mescolato. Non ho mai potuto toccare nulla. Guarda, basta passare la mano senza neanche toccare. Una carta arriva fra i due jack. Che carta avevi pensato? Sette di fiori. Esattamente, sette di fiori. Questa era, meno male, Jacks or Better. Non mi ricordavo tutte le fasi, quindi sono andato un po' improvvisazione da qualche parte. Ve la spiego, vi faccio vedere come funziona. Come sempre, una routine multispettatore, quindi ci si rivolge prima uno, poi all'altro. Lui la faceva al Magic Castle con varie persone sedute al tavolo. Secondo me in questa fase c'è un'altra versione che si presta meglio, come per questa tipologia di effetto, in cui diventa proprio una previsione, okay, dello spettatore. L'ultima fase, anche più interessante, perché c'è tutta quella costruzione della carta pensata che è molto furba. Giusto che si parla di sandwich, sì, volevo condividere questa idea che mi è venuta anni fa, okay, per sostituire una carta in mezzo con una carta scelta.